Mister, allora ci si aspettava una reazione dopo la sconfitta della scorsa settimana, anche oggi invece è venuta fuori qualche difficoltà in più, secondo me più mentale che altro. È un momento delicato o ci si può... Insomma... Sì, no, è sicuramente un momento delicato e sicuramente l'aspetto mentale in questo momento fa la differenza, si vede dal momento in cui prendiamo gol. Un mese e mezzo fa riuscivamo a ribaltare la situazione, adesso ci pesa di più di quello che poi dovrebbe pesarci, perché poi alla fine si tratta di una partita di calcio, si tratta di giocare con spensieratezza e di cercare di mettere i ragazzi nelle condizioni di esprimere il proprio potenziale. Credo che abbiamo cambiato un po' mentalmente l'obiettivo che avevamo in testa, che prima era quello di stupire, adesso stava diventando, diciamo, concreto, no? Che era quello di rimanere dalla parte sinistra e soprattutto agganciati lì alla zona playoff. Forse questo errore lo stiamo pagando un po' a caro prezzo, perché abbiamo perso un po' di spensieratezza, che era un po' la nostra forza. E quindi niente, dobbiamo fare un lavoro importante da un punto di vista mentale, perché per uscire da questa situazione lo possiamo fare soltanto con ritrovando un po' di equilibrio, che in questo momento lo perdiamo, soprattutto quando prendiamo il primo gol, che cerchiamo di andare con tutti gli attaccanti e tutti i centrocampisti davanti, quei terzini che si inseriscono, facciamo una fase difensiva che è inesistente. Non è un caso che domenica abbiamo preso 4 gol e oggi 2, e diciamo che in alcune circostanze ci è anche andata bene, che non potevano essere 3 o 4. Quindi va ripristinata questa situazione. È chiaro che anche le caratteristiche dei giocatori, perché non avere Grieco in questo momento, che è un giocatore che ti dà equilibrio, ci squilibri ancora di più, e quindi dobbiamo fare questo tipo di lavoro qua. Spero di riuscirci, perché ho ragazzi intelligenti, sanno che il problema è questo in primis, e non dobbiamo abbatterci, dobbiamo continuare a pensare positivo, chiaramente cercando di limitare al minimo questo momento un po', diciamo, un po' negativo per noi, gli errori individuali, gli errori tecnici, che sono stati anche oggi troppi rispetto alla qualità che c'era in campo. Tutte queste cosine qua credo che poi faranno ritornare la squadra sui suoi livelli.